Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a vedere il primissimo upgrade che ho deciso di apportare al mio acquario e in particolare ricorderete da uno dei primissimi video che avevo deciso di fare un piccolo test. In particolare volevo cercare di capire quanta acqua evapora da questo acquario in una settimana e di conseguenza qual è lo sbalzo in termini di salinità che si verifica in relazione all'acqua evaporata. In pratica quello che volevo capire è di quanto varia la salinità all'interno dell'acquario se non andassi ad aggiungere nuova acqua per una settimana. Il risultato di questo test mi ha portato a capire che in una settimana evaporano circa 5 litri d'acqua, forse anche qualcosina in più, e di conseguenza la salinità aumenta di circa un punto per mille alla settimana. Adesso magari un punto per mille, un incremento di un punto per mille non sarà comunque letale all'istante per i vostri pesci, però comunque ne risentiranno. Per questo motivo ho deciso di acquistare questo giocattolino qui, che non è altro che un meccanismo di rabbocco automatico dell'acqua. Per chi non sapesse di cosa si tratta, in pratica non è altro che un piccolo sensore dotato di una pompa che non fa altro che riconoscere quando il livello dell'acqua si sposta da quello desiderato per andare a rabboccare nuova acqua all'interno della vasca e riportare quindi il livello a quello impostato inizialmente. Adesso il modello che ho deciso di acquistare io è questo qui, il Tunze Osmolator Nano. Da qualche ricerca che ho fatto nel web ne parlano molto bene, in particolare dicono che sia molto preciso nell'erogazione dell'acqua. Comunque andiamo a vederlo più da vicino. Allora, partiamo subito dalla confezione, che mi sembra una confezione semplice ma allo stesso tempo curata. Nel retro ci sono alcune informazioni in merito al contenuto della confezione, magari vi interesserà sapere che è un prodotto tedesco, quindi disegnato e assemblato in Germania. Andiamo invece a vedere il contenuto della confezione, apriamo il pacchetto, all'interno ci sono subito i libretti di istruzione nelle diverse lingue, li mettiamo da parte perché adesso non ci interessa. Il resto del contenuto della confezione mi sembra un pochino intricato, quindi tiriamo fuori tutto e poi andiamo a vedere i diversi componenti. Allora, partiamo subito dal sensore del livello dell'acqua, e questo qui non è altro che un piccolo galleggiante che non fa altro che verificare il livello dell'acqua appunto quando si sposta da quello desiderato. Vediamo subito che ha una specie di protezione in plastica che serve a proteggere il sensore dalle onde, dal movimento dell'acqua, ma anche da eventuali pesci o altri animali che possono diciamo andare a interferire con la misurazione. Questa qui è invece la centralina che gestisce praticamente l'intero sistema. Per agganciare il sensore viene poi fornita questa calamita che viene semplicemente agganciata nella parte posteriore del sensore, ecco qui in questo modo, e viene poi agganciata al vetro. Il produttore dichiara che questa calamita è adatta a vetri fino a 12 mm. Secondo me 12 mm sono più che sufficienti per un nano reef come il mio. Se però avete vetri più spessi, c'è in commercio anche il fratello maggiore di questo kit che è adatto a vetri fino a 15 mm. Adesso il sensore va collegato a questa qui, che è la centralina che gestisce l'intero sistema. La centralina andrà poi collegata attraverso questi due morsetti, questi due piccoli morsetti, alla pompa. E la pompa sarà collegata attraverso questi due cavi, ai due morsetti. La pompa poi non dovremo far altro che immergerla all'interno del serbatoio d'acqua che vogliamo utilizzare, e alla pompa andrà collegato qui all'interno di questo foro, andrà collegato il tubo di mandata dell'acqua all'interno della vasca. Questo tubo dato in dotazione ha una lunghezza di 2 metri che secondo me è più che sufficiente, significa 2 metri dalla pompa che va inserita all'interno del serbatoio, come detto, fino al punto in cui vogliamo andare ad aggiungere l'acqua all'interno del sistema.
quindi direi che 2 metri sono più che sufficienti. Per fissare il tubo di mandata viene anche fornito questo supporto in plastica che possiamo fissarlo al bordo della vasca e impedisce in pratica al tubo di muoversi mentre il sistema è in funzione. L'ultima componente è questo qui, e cioè l'alimentatore di tutto il sistema, quindi sia l'alimentatore sia del sensore che della centralina, come anche della pompa. Prima di procedere al montaggio volevo darvi qualche informazione tecnica che magari può interessarvi. In particolare, la centralina ha una funzione di sicurezza che permette di interrompere l'erogazione quando il serbatoio di riserva si svuota e la pompa pesca a vuoto, oppure quando viene erogata dell'acqua per più di un certo intervallo di tempo, che può essere 1,4 minuti o 2,45 minuti in base al settaggio selezionato all'interno della centralina stessa. Questa funzione in pratica è una funzione di sicurezza che per esempio permette di evitare di allagare casa se si dovesse verificare un malfunzionamento del sensore. Una volta andato in blocco il meccanismo per uno di questi possibili motivi, per far ripartire il tutto bisognerà fare un riavvio manuale. Questo significa disconnettere e riconnettere nuovamente l'alimentatore. Per concludere, il prezzo di questo giocattolino è di circa 74 euro e secondo me è un elemento davvero essenziale se volete arrivare ad avere un acquario il più automatizzato possibile, ma soprattutto se volete dimenticarvi di controllare e di raboccare il livello dell'acqua ogni 2 o 3 giorni, per esempio. Detto questo, direi che possiamo finalmente procedere al montaggio. Per prima cosa bisogna capire cosa vogliamo utilizzare come serbatoio. Se avete una SAMP predisposta con serbatoio di riserva, allora potete utilizzare quello lì, altrimenti potete fare come me ed acquistare una tanica per alimenti della grandezza che più vi si addice. Fate soltanto attenzione che l'apertura della tanica sia grande abbastanza da far passare la pompa, altrimenti dovrete fare come me e tagliare una sezione della tanica per far passare la pompa. Nel mio caso comunque ho acquistato questa tanica da 20 litri che è la più grande che sono riuscito a trovare in commercio. Detto questo, immergo subito la pompa nella tanica e poi procedo a montare tutti gli altri componenti. Mi raccomando, attenzione a non riempire la tanica con acqua salata, e questo perché mentre l'acqua evapora il sale disciolto all'interno dell'acqua rimane in acquario. Quindi se vogliamo mantenere costante la salinità non dobbiamo andare ad inserire altro sale. Allora, ho appena finito di montare tutti i componenti, quindi qui abbiamo il sensore, va immerso e regolato a pelo d'acqua, e il sensore è collegato poi, come già detto, alla centralina. La centralina comanda la pompa che è immersa all'interno della tanica, e dalla pompa parte il tubo di mandata dell'acqua, e poi viene aggiunta direttamente in vasca. Bene, arrivati a questo punto direi che è il momento di salutarci, ma noi ci vedremo presto con altri nuovi video, quindi se non volete perderli iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e magari lasciate un like che fa sempre piacere. A prestissimo, ciao!